Federico. Ma quale nome d'arte è? Honeybird, Peabirdy, Walkie Talkie Bird. Ma quanta energia! È stata una show incredibile! Grazie, grazie mille! Addirittura avevate degli scimmioni che saltavano da ogni parte, ma un progetto particolare, come si chiama? Progetto Broken House. E saranno con voi in tour? Magari, cioè da vedere. Forse. Beh, forse, forse. Ma senti, voi da dove, come nate? Tu non sei proprio tutta italiana, no? Sono mezza italiana, nasciamo perché io sono nata e cresciuta a Los Angeles, sempre facendo musica. Sono venuta 12 anni fa qui e avevo tante cose, canzoni che volevo fare in gruppo. Non avevo un gruppo. Allora, ecco, a voi, insomma, The Birdies. 6-7 anni fa ci siamo formati come gruppo e via dicendo. Ecco. Ma a chi vi ispirate? Mi ricordo, mi dicevi che ti piacevano gli Zoo. Certo, come no, Zoo e Zeus e i progetti math rock, dispo, tutti. Cioè, ma non solo ovviamente, cioè anche molto legato alla musica, cioè qualsiasi musica che esprime, che usa i colori e non si sente limitato a provare nuovi accordi o cose, quindi cioè illimitato i gruppi che... Ma dicevi che da ottobre parte il tour che sarà ancora più folle, ma non è possibile più folle di così. Staremo a vedere, no? Vedremo, tutto è possibile. E lui chi è? Lui è The Bird, lei è The Bird, dall'Argentina. La mascotte. Vabbè, allora, fra l'altro tanti auguri, so che oggi è il tuo compleanno. Grazie, a mezzanotte. E quindi dai, vi invitiamo al VIP Village stasera a festeggiare con noi. Ottimo, grazie mille di tutto e viva la Toscana!